La terza guerra d'indipendenza. Con la terza guerra d'indipendenza, 20 giugno 1866, 12 agosto 1866, il Regno d'Italia ottenne l'annessione del Veneto, oltre che della provincia di Mantova e di parte del Friuli. Il 20 giugno del 1866 l'Italia si alleò con la Prussia contro l'Austria, iniziando quindi la terza guerra di indipendenza. Essa si concluse in poche settimane. L'Austria fu duramente sconfitta a Sadowa dai prussiani. Come era avvenuta questa guerra di indipendenza? Il conte Otto von Bismarck, nominato nel 1862 primo ministro della Prussia dal re Guglielmo I, puntava alla unificazione della Germania. Per ottenere questo risultato, l'Austria costituiva un ostacolo all'unificazione. Il contrasto tra Austria e Prussia si fece acuto nel 1864-1865, quando le due potenze, dopo essersi accordate per strappare alla Danimarca alcuni ducati, entrarono in conflitto reciproco circa l'amministrazione dei territori conquistati. Bismarck, con l'idea di muovere una guerra contro l'Austria, iniziò a attuare un lavoro di preparazione di natura diplomatica. Si assicurò a questo riguardo la neutralità della Russia e di Napoleone III e nella primavera del 1866 propose al Regno d'Italia un'alleanza anti-austriaca. Il 20 giugno del 1866, come abbiamo visto, iniziò la terza guerra d'indipendenza. L'Austria fu duramente sconfitta a Sadowa dai prussiani e giocarono a favore di questi ultimi la perfetta organizzazione dell'esercito, guidato dal generale von Moltke, la migliore qualità degli armamenti, la tempestività degli spostamenti dovuta a un razionale sfruttamento delle ferrovie. Grazie a questo successo militare, la Prussia poté riunire tutti gli stati tedeschi del nord. Gli stati del sud, invece, pur ottenendo l'indipendenza dall'Austria, non vollero unirsi ai prussiani e formarono una confederazione separata. Gli italiani furono sconfitti sia per terra, come ad esempio una battaglia di Custozza, il 24 giugno del 1866, sia per mare. La marina fu battuta a Lissa il 20 luglio del 1866. Solo Giuseppe Garibaldi ottenne una vittoria a Bezzecca con i suoi cacciatori delle Alpi il 21 luglio del 1866. Quindi, malgrado queste sconfitte, la guerra si risolse con la vittoria della coalizione italo-prussiana. L'armistizio di Cormon del 12 agosto del 1866 stabilì la fine delle ostilità tra il Regno d'Italia e l'Impero austriaco e il 3 ottobre dello stesso anno venne firmata la pace di Vienna, dove la Prussia costrinse l'Austria a restituire all'Italia il Veneto e i territori del Friuli fino a Udine, ma le concesse di trattenere il Trentino e la Venezia Giulia. Solo nel 1920, a seguito della sconfitta dell'impero austro-ungarico dopo la Prima Guerra Mondiale, il territorio venne annesso al Regno d'Italia.